Beh, chiamerei subito Fulvio Dalvia, iniziamo subito a sprombattuto e così spieghi per quale motivo vi ho chiamato, visto che siete il nostro patrocinatore. È vero che noi negli ultimi meeting abbiamo parlato di reti di impresa, sia nel penultimo che nell'ultimo meeting, però in realtà, come sai, io non ti ho chiamato per questo, ti ho chiamato perché ho sempre pensato che la struttura di reti impresa fosse un'eccellenza dentro una istituzione così grande come Confindustria. Innanzitutto grazie dell'invito, grazie di avermi chiarito perché mi ha invitato, perché inizialmente sai che anch'io mi ero posto un po' la domanda, ma anche grazie di averci consentito di approfondire un aspetto che, diciamo, cosa facciamo noi su una tematica specifica e cercare anche un pochino di provare a razionalizzare delle cose che in un'organizzazione a volte avvengono in maniera più o meno spontanea o spintanea, e cercare di mettere ordine alle proprie idee a volte è un'operazione abbastanza utile. Paolo mi ha chiesto, testuali parole, di spiegare con parole proprie questa attività che Confindustria sta sviluppando sulle reti di impresa. Mi ha chiesto di farlo in pochi minuti, in 5 minuti. Questo richiede chiaramente uno sforzo di sintesi che io cercherò di fare, perché è un'avventura che dura anche questa da qualche anno, però ci proviamo. Rete Impresa è un'iniziativa di Confindustria che è nata con un obiettivo molto preciso. Quindi, se io dovessi dire cos'è che ha caratterizzato questa attività della nostra organizzazione, come prima cosa direi che è un'attività che nasce con idee molto chiare. Abbiamo avuto, io ritengo, la fortuna di avere come guida all'interno di Confindustria degli imprenditori con delle idee molto precise, che hanno individuato un tema: dobbiamo far sì che le imprese italiane, che sono molto piccole, sono molto frammentate, sviluppino maggiormente l'attitudine a lavorare assieme. Quindi siamo partiti con questo obiettivo delle imprese in rete e l'obiettivo di diffondere il contratto di rete. Poi Paolo mi ha chiesto: ma se dovessi individuare 4 aggettivi per descrivere questa attività? Sicuramente la cosa che è molto importante è che ci è stato chiesto di sviluppare un'attività che fosse misurabile. In molte aziende è la normalità, in tante organizzazioni non è che questo sempre avviene. Quando siamo partiti con questa iniziativa sui contratti di rete, Confindustria si diede proprio un obiettivo. La Presidente Marcegaglia disse al suo Vicepresidente Bonomi, che coordina tutta questa attività: guarda, dobbiamo realizzare almeno 200 contratti di rete in Italia. Attualmente noi ci stiamo muovendo per arrivare a realizzare, con la presidenza del presidente Squinzi, 2.000 contratti di rete in Italia, coinvolgendo 10.000 imprese. Quindi il primo aggettivo che io darei è misurabile. Sicuramente qualcosa di ambizioso, perché la nostra organizzazione non può muoversi, diciamo, su obiettivi che non siano ambiziosi, proprio perché dobbiamo aiutare le imprese a crescere, il sistema a crescere nella sua interezza, e quindi qualcosa che avesse un proprio respiro, avesse una propria fisionomia, un proprio contenuto molto, molto forte, innovativo, quindi in grado anche di portare un messaggio di, come posso dire, di fiducia nelle imprese. Quando siamo partiti, per spiegarci, era il momento in cui si cominciava a percepire molto forte quello che stava arrivando, no? E quindi ci voleva dell'innovazione per poter dire agli imprenditori: guardate, la situazione è difficile, ma tutti insieme ce la possiamo fare. Il quarto aggettivo ho segnato conveniente. Ci ho ragionato tanto, perché avrei voluto scrivere poco costoso, però non era elegante. Però per spiegare il concetto, cioè siamo in un momento, come tutte le aziende, anche Confindustria, di fortissima attenzione al problema dei costi, e quindi ci venne chiesto di sviluppare questa attività, ma con un'attenzione molto forte, sotto il profilo chiaramente gestionale, organizzativo, al tema dei costi.
Cosa abbiamo prodotto? Abbiamo prodotto una organizzazione molto snella, una struttura con un ricorso a risorse umane molto contenuta, praticamente Rete Impresa è un'agenzia della Confindustria, il personale, vi do proprio i numeri, ci sono io che sono il direttore, ho 3 risorse junior e una persona che è il nostro consulente legale. Queste risorse sono caratterizzate dal fatto di essere molto complementari tra di loro, quindi non abbiamo una connotazione di tipo giuridico. Cioè abbiamo un ingegnere, un legale, come vi dicevo, un economista e una persona laureata in scienze politiche che ha una visione d'insieme. È estremamente flessibile, cioè noi non è che siamo un ufficio che si barrica dietro la volontà di faccio solo quello, siamo molto disponibili a aprirci a ragionamenti diversi, a affrontare tematiche le più disparate. Il discorso della rete d'impresa ti porta proprio a affrontare le problematiche più diverse, da profili di tipo economico a profili di tipo legale, fino alla certificazione delle aziende e così via. Come abbiamo fatto? Perché chiaramente, come ho detto, era un obiettivo ambizioso sul quale puntava molto la presidenza di Confindustria, punta molto la presidenza di Confindustria, realizzarlo con una struttura così piccola. Noi ci siamo orientati nell'integrazione delle competenze, quindi in pratica non abbiamo duplicato nulla che già non fosse presente dentro la nostra organizzazione. Noi ci facciamo forti dell'ufficio legale di Confindustria, ci facciamo forti dell'ufficio fiscale di Confindustria, dell'ufficio stampa, cioè andiamo a cercare dentro l'organizzazione esistente il meglio che possa essere offerto e lo integriamo. Siamo degli integratori di competenze, non ci inventiamo nulla. Non abbiamo, diciamo, creato all'interno di un'organizzazione un'altra cosa molto pesante con duplicazioni inutili. Lì le ho chiamate centrali, cioè quello che c'è a Roma. Poi siamo andati a cercare sul territorio tutti i centri di eccellenza che potevamo andare a individuare. Adesso non ve li enucleo perché poi rischio di dimenticarne alcuni. Però per capirci, in ogni organizzazione del territorio di Confindustria ci sono delle esperienze in questi campi. Beh, noi laddove abbiamo intravisto la possibilità di attivare delle collaborazioni, lo abbiamo fatto. Questo anche con le strutture di categoria. E poi abbiamo creato quello che noi chiamiamo un network diffuso, cioè non ci siamo arroccati nell'idea di dover creare un qualcosa di autoreferenziale della Confindustria, ma ci siamo molto aperti. Abbiamo messo a disposizione questa esperienza che volevamo sviluppare delle istituzioni, quindi collaboriamo quotidianamente con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero dell'Economia, con l'Agenzia delle Entrate, con l'ICE, con la SIMEST, non vi faccio l'elenco anche qui di tutte le organizzazioni. Siamo aperti alle altre organizzazioni datoriali. La prima cosa che abbiamo fatto è stato un accordo con l'Union Camere, proprio perché siamo convinti che questo progetto, che è nato da Confindustria, non ha senso se rimane un patrimonio delle imprese di Confindustria. Ha senso se viene sposato, se viene adottato da tutte le imprese e quindi possa effettivamente essere un volano per la crescita economica del Paese. Stiamo collaborando, con la Confagricoltura, abbiamo un accordo proprio sulle reti d'impresa, facciamo le cose assieme e così via, abbiamo ottimi rapporti con la CNA, con la Confcommercio, con le altre organizzazioni. Abbiamo cercato di instaurare un rapporto di collaborazione, di scambio di informazioni, di network. E poi ci siamo dotati di una rete di specialisti, anche qui con un ragionamento molto aperto. Siamo andati a individuare tutte quelle realtà di start-up, anche di spin-off universitari. Comunque laddove vedevamo che sorgevano delle competenze anche al di fuori del nostro sistema, su questi argomenti siamo andati a coinvolgerli. Mi riferisco qui, un'attività molto importante che abbiamo sviluppato con il notariato per capire tutti i profili legali del contratto di rete, attività che abbiamo fatto con strutture di tipo tecnologico, con l'Associazione dei Docenti degli Impianti Industriali, con l'Associazione Italiana del Premio Qualità,
con enti, soggetti vari che si occupano, so, di incentivi alle imprese. Stiamo collaborando con un gruppo impresa, con PD4, abbiamo individuato in PD4 una competenza nel campo manageriale. Con loro abbiamo realizzato, per esempio, una manualistica proprio sul management delle reti. Quindi il messaggio che vi volevo trasferire non è che quando bisogna realizzare qualche cosa bisogna creare delle cose faraoniche da capo, ma si può fare anche con delle risorse adeguate ma contenute. Attualmente noi riteniamo, con uno sforzo importante ma non trascendentale, di aver creato un motore di servizi. L'ho schematizzato in questa maniera: noi sviluppiamo servizi nel campo dell'assistenza associativa, quindi nei confronti delle associazioni della Confindustria, formiamo per esempio i nostri guardi, abbiamo formato 300 funzionari del sistema sull'argomento reti d'impresa, abbiamo un servizio legale che si chiama Rete Impresa Risponde, su tutte le questioni di natura giuridica che derivano dall'adozione di un contratto di rete. Abbiamo partecipato a circa 200 seminari sul territorio per promuovere nelle nostre organizzazioni questo tipo di attività. Nel campo dei servizi vi dico alcuni spunti. Noi per esempio certifichiamo i contratti di rete, li asseveriamo, affinché possano usufruire di un beneficio fiscale che è previsto dalla legge. Produciamo della manualistica, stiamo elaborando un'attività per il monitoraggio continuo di tutti i bandi di natura regionale. Abbiamo un portale, chi è curioso, www.redeimpresa.it, è per gli addetti ai lavori, quindi io oggi non vi devo parlare dei contratti di rete, però se vi dovesse interessare è un portale fatto abbastanza bene. Facciamo anche in questo caso formazione specialistica, abbiamo una scuola di alta formazione con la LUIS, sempre nel discorso di integrazione delle competenze, e stiamo lavorando per definire dei criteri per migliorare il rating delle aziende che partecipano a contratti di rete. Poi sviluppiamo delle sinergie di sistema, cioè stiamo chiedendo alle nostre associazioni di fare loro reti tra le associazioni, tra le società di servizi delle associazioni. Abbiamo un progetto che si chiama Reti Associative. Noi abbiamo già prodotto 12 contratti di rete tra 48 società di servizi del nostro sistema. Lavoriamo su tematiche, per esempio, sull'integrazione della scuola superiore con le necessità dell'impresa. Abbiamo censito circa 90 casi di best practice di rapporti di rete tra istituti tecnici e associazioni e imprese per mettere in risalto le cose che funzionano, per mettere a disposizione di tutti l'informazione relativa a delle best practice. Svolgiamo un'attività di monitoraggio sull'attività delle associazioni, questo lo facciamo con un servizio online in cui le associazioni ci dicono quello che stanno facendo per a loro volta promuovere i contratti di rete. Non mi soffermo sugli accordi perché sono, come potete immaginare, numerosi. Non meno importante, l'ultimo quadrante, sviluppiamo relazioni istituzionali in ambito europeo, nazionale, regionale, e poi abbiamo una forte attività di comunicazione che, come vi ho detto, sviluppiamo attraverso le strutture di Confindustria della nostra area comunicazione. Tutto questo, vi ho detto l'obiettivo, noi dobbiamo arrivare almeno a 2.000 contratti di rete. Ci stiamo arrivando, siamo abbastanza ottimisti. Attualmente i contratti di rete hanno superato gli 800, questi sono i dati ufficiali che vengono prodotti dal sistema camerale, però dai nostri monitoraggi sappiamo che siamo ormai oltre gli 800 contratti di rete e sono oltre 4.000 le imprese che stanno adottando questo tipo di strumento. Perché vi facevo vedere questi dati? Non per dire quanto siamo bravi, ma per dire che effettivamente da un'idea, da un obiettivo concreto e misurabile, poi effettivamente, se gestito in una maniera, diciamo, oculata, si possono poi generare dei servizi che vanno, diciamo, ad aiutare questi soggetti che sono impegnati poi nel problema di fare le reti. Quindi, insomma, cerco un attimino di riassumere le cose che vi ho detto, ma più che altro di darvi una prospettiva anche futura. Noi adesso abbiamo chiaramente
come vi dicevo, Rete Impresa genera servizi, stiamo ragionando sui profili giuslavoristici che sono indotti dal contratto di rete, quindi la gestione per esempio del personale all'interno dei contratti di rete, stiamo facendo delle azioni di sensibilizzazione politica su alcune misure fiscali a supporto delle reti, stiamo lavorando in Europa affinché nella programmazione comunitaria 2014-2020 vengano riconosciuti i contratti di rete e poi stiamo studiando nuovi servizi specialistici che stiamo mettendo a punto e dei quali eventualmente vi parlerò in un'altra occasione. Grazie. Grazie Fulvio. Come avete visto, Fulvio Dalvia ha rappresentato in due slide come si fa un business model. Si parla tanto del rinnovamento, dell'innovazione del business model, magari Fulvio non ci ha pensato, diciamo, espressamente, però in due slide ci ha rappresentato un business model vincente, con grandi obiettivi, con divisione e poi la capacità di metterlo in pratica. Spesso e volentieri il service si porta a questo tipo di traguardi e forse questo tipo di traguardi, come giustamente ha detto Fulvio, possono essere estremamente utili per poi avere anche una capacità di realizzazione.